Il barilotto giallorossi è messo in scena sulle nomination alla Rai. Un fronte che dovrebbe dividere la maggioranza all'opposizione in realtà ha finito per alimentare la discussione tra il Partito Democratico e il Movimento a 5 Stelle, che non hanno rinunciato al lancio rifornito pungere in una croce Wei Wei. Per infuriare il dibattito è l'astensione Alessandro Di Maio, all'altitudine del Movimento a 5 Stelle, durante il consiglio amministrazione che si è incontrato ieri mattina per dare la luce verde al pacchetto dei direttori dei giornali e del genere. L del Partito Democratico presso LM5S su questo punto, la classica strategia letargia di Elly Schlein, che si è espressa sul tema, è stata registrata senza comunque ricorrere a sferzati e toni duri alla luce ciò che è accaduto. Il segretario Dem, che ha parlato con i microfoni di Piazza Pulita sulla 7, si limitava a comunicare per condividere le ragioni di coloro che hanno spinto a votare no alle nomination alla RAI in questione sono più vicino loro. Solo le 5 Stelle possono rispondere per le azioni. Sandro Ruotolo ha pensato sposare una linea più chiara, secondo la quale la decisione di Maio astenersi nel Consiglio rappresenta un brutto segno. Accetto alla NSA. Il direttore dell'informazione del Partito Democratico è stato sorpreso dall'atteggiamento del Grillini a cui lui non ha ancora trovato una motivazione e ci ha certamente indebolito. Per Ruotolo la divisione delle opposizioni non è un buon segno. Nell'essenza, dal suo punto di vista, un'opportunità è stata persa per unire le parti al di fuori della maggioranza. La griglia di spinta al Dem, l'approccio del Movimento a 5 Stelle sul fronte della RAI rischia di influenzare il dialogo giallorossi, con il pericolo che possa graffiare una relazione già iniziata che, tuttavia, in diverse occasioni è stata agitata. Questo è anche dimostrato dalla reazione dalla Galassia 5S, che ha invitato il Partito Democratico a lavorare per una nuova legge di governance. Per il presidente Giuseppe Conte, la legge che ha introdotto Renzi è sfortunato, motivo per cui ha chiesto di dare alla luce una riforma del servizio pubblico che cambiava. Il vice Dario Carotenuto, riferisce LANSA, voleva prestare attenzione al fatto che il Partito Democratico è il partito che desiderava e ha approvato la legge attuale che prevede la nomina del CEO da parte del governo. Per l'esponente grillino lo è necessario per arrivare a una nuova legge sulla governance, rimuovendo il potere di nomina dell'annuncio al dirigente. Carotenuto, ribadendo l'appello alla riforma, non ha perso un'altra freccia dem lo diciamo anche al Partito Democratico, che in passato come nel presente non ha mai rinunciato alla suddivisione, quindi mirando dito altrove. RAI è solo uno dei tanti campi di battaglia su cui emergono profonde differenze tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che continuano a presentarsi in un ordine disperso alle elezioni amministrative e prendere posture volte diverse.